Improvvisazione, virtuosismi e ritmi trascinanti. Si è concluso Jazz al Nono, festival promosso dal Municipio 9 di Roma Capitale, in collaborazione con Decima 50 e il Comitato di Quartiere Eur Castellaccio, nella cornice della Vaccheria, gioiello della rigenerazione urbana capitolina. Per 7 giorni si è parlato una sola lingua, quella della musica, come strumento per divertire e diffondere messaggi dalla forte valenza socioculturale. Questo fest è nato per caso, eravamo in piazza con gli amici e c'erano i bambini che giocavano e c'erano le mamme che guardavano i bambini e ci siamo chiesti: facciamo qualcosa per noi, per i ragazzi. Abbiamo condiviso l'idea con il municipio, la presidente Titti Di Salvo, e piano piano abbiamo lavorato insieme con il municipio nell'organizzazione di questo evento. È stata un'esplosione di suoni e persone sono venute qui a passare una serata con noi in questo spazio bellissimo, rigenerato. Abbiamo avuto degli stand, tutti stand di comunità, non erano stand commerciali, erano stand dedicati dove avevamo Libera, avevamo Emergency, poi ci sono gli stand del territorio, Decima 50, che è la nostra associazione. C'è stata una serata dello swing ed è stato bellissimo, con ballerini, persone che venivano ad ascoltare una musica ascoltabile, perché a volte il jazz può anche essere complicato da ascoltare. Più che festival, torniamo a sottolineare l'importanza di un fest, quindi di una vera festa musicale all'insegna della cultura, ovviamente tramite il nostro amato jazz, ma non solo. Spero che ci sarà una nuova opportunità, magari in autunno, per ribadire questa festa all'insegna della cultura e dell'ascensore civica. Tra sport e solidarietà, il fest si è concluso con una partita del cuore tra la nazionale italiana jazzisti e una rappresentativa del nono municipio. Durante la gara è stata effettuata una raccolta fondi in favore della famiglia del bracciante Satnam Singh, morto sul posto di lavoro a Latina. È stata una partita dove ha assistito parecchia gente, è stata fatta a scopo di beneficenza, perché noi affianchiamo sia come comitato di quartiere, come municipio e con tutte le altre realtà che hanno partecipato a questo evento, ha uno scopo sempre di beneficenza.